di sonnino. La colazione è gratuita, deve dare solo il tagliandino. Buongiorno a tutti, oggi in occasione della settimana europea dello sport siamo qui a Sonnino e abbiamo organizzato con il circolo della Manovella di Pontinia un auto e moto raduno d'epoca aperto a tutti. Io sono Faiola Elisa, la presidente del consiglio comunale, e come amministrazione abbiamo deciso di offrire la colazione a tutte le persone che vengono qui a trovarci con la propria auto e moto e donare un piccolo omaggio che rappresenta il nostro paese, che è una bottiglietta d'olio, un barattolino di olive e dei dolci tipici di Sonnino. Salutiamo Sonnino e tutti i sonninesi, che siano felici che noi siamo venuti qua. Ciao a tutti, bacio. Thank you.
buongiorno, un saluto a tutti quelli che vedranno questo filmato. Sono Paolo Jacobini, commissario tecnico nonché vicepresidente del Circolo Pontino della Manovella. Ci troviamo adesso qui a Sonnino per una giornata importante, perché è la giornata del veicolo storico. Questo raduno, come quello che sta accadendo in tutta Italia, è stato organizzato da Aldo Compagni per quanto riguarda il Circolo Pontino della Manovella come presidente, ma anche da tutta Italia, in quanto noi, essendo un club federato ASI, siamo collegati con ASI Moto, Auto Moto Club Storico Italiano. Questa giornata è una giornata dedicata in tutta Italia alle auto e alle moto storiche. E sono già diversi anni che viene fatta. Con alcuni raduni siamo in collegamento via streaming. Però, diciamo, fortunatamente siamo collegati e anche la giornata è buona per poter fare questo. Oggi siamo qui a Sonnino con auto e moto. Siamo riuniti con altri club che sono o associati con noi o gemellati con noi. E speriamo, insomma, adesso comunque che vada tutto bene. Per adesso siamo riuniti qui alla piazza di Sonnino, faremo un giro per il paese, ci sarà anche da andare a vedere un museo, più tardi dovremo anche fare un giro con le macchine e poi andremo a mangiare a un ristorante tipico di Sonnino. E poi niente, in attesa di altri raduni e di altri contatti con auto, moto e appassionati. Un saluto a tutti, buona giornata. Fradeschi Elia 5363, la macchina un 700 Abarth preparato, è una passione, questa purtroppo ce l'abbiamo nel sangue, la 500 è una passione fin da ragazzino che mi è sempre piaciuta, quando ho avuto una certa disponibilità l'ho preparata e ho fatto questa macchina qua, che a parere mio, non lo dico io ma lo dicono tutti, è una bellissima macchina. Buongiorno a tutti gli amici, sono Elio De Nardis e anche oggi siamo con il Circolo Pontino della Manovella a questa giornata spettacolare che è la giornata nazionale del veicolo d'epoca, sempre insieme con gli amici, con le nostre macchine d'epoca e anche con le moto d'epoca. Oggi io sono con la mia moto d'epoca, un Superalce 500 dei Carabinieri, insieme a tutti i nostri amici. Come ogni anno festeggiamo questo evento per dare un po' di luce ai nostri mezzi d'epoca. Beh, che dire, splendida giornata, persone stupende, Circolo Pontino della Manovella sempre a disposizione con tutti i soci, gli amici, per stare insieme e farci anche una mangiata, perché con l'occasione il pranzo, le colazioni, gli aperitivi ci sono sempre con loro. Comunque è sempre un piacere stare insieme a tutti i nostri amici. Ciao ciao, al prossimo anno. Ho ammirato le vostre automobili, sono delle autentiche opere d'arte. Allora, qui si parlava di Castrum de Sonnino. Sonnino non è il paese dove si fanno i bei sonnellini.
no? E quindi praticamente dà la possibilità a tutti di riposarsi. I De Sonnino sono una famiglia longobarda. L'origine di Sonnino, come di Ceccano per esempio, come di Aquino, è legata al mondo dei Longobardi. Chiaro? Dove iniziava il paese di Sonnino? Voi che siete attenti ai particolari, a un certo punto vedrete che qui ci sono due anconi. Ecco, questo è un ancone, qui all'interno praticamente c'era l'asse della porta. Questa è la porta originale del primo castrum, castrum si intende castello, è chiaro? Non è il castra castrorum, quello dei romani, ma il castrum castri, cioè una fortificazione stabile, mentre l'accampamento militare romano era il castra castrorum. Questa è una parola molto importante nella lingua italiana, perché il suo radicale, cas, è lo stesso di casa, caseggiato, ha lo stesso radicale appunto di questa antica parola. E noi faremo adesso un breve percorso e andando a visitare una cosa secondo me eccezionale. È un abitato medievale perfettamente conservato. Questa chiesa è dedicata a San Michele Arcangelo. Non è un caso, perché San Michele Arcangelo era il santo preferito dei Longobardi. Li definiva i peggio, insomma. Ecco. E a un certo punto questi peggio però erano portatori di una loro civiltà. E non è un caso appunto che questa chiesa, che purtroppo è chiusa, ma i tempi sono contingentati, perché la parte che si vede adesso è stata fatta da maestranze cistercensi di Fossanova, che riprende un pochino tutta quella che è la loro spiritualità, che è una spiritualità molto importante, molto intensa. Voi conoscete sicuramente l'abbazia di Fossanova, ma è una spiritualità che si fonda su quelli che erano i cardini dell'architettura romana. Firmitatis. Una costruzione, diceva Vitruvio, per essere tale deve essere solida, resistere al tempo. E le pietre che adesso voi andrete a vedere sono tutte pietre che resistono al tempo. Altro elemento importante, Venustatis. Un'architettura deve essere bella. Un'architettura brutta non la vuole essere. Poi passiamo davanti a casa mia, perché io abito qui vicino, abito nel centro storico, ho questa grande fortuna, io la trovo bellissima. Terzo elemento importante, utilitatis. Una costruzione deve essere utile. Se voi noterete, adesso così con il vostro occhio, che è un occhio esercitato, non troverete nessuno spreco in questa architettura. Tutto è utile e tutto è stabile. Come ha fatto a conservarsi tutto questo tempo? Noi adesso attraverseremo un abitato che è del XIII secolo d.C., del 1200. È chiaro? Sì, questo è un territorio a basso rischio sismico, quello che volete voi, però vi assicuro che queste case, vedrete, difficilmente riscontrerete delle crepe. Eppure sembrano tutte quante appoggiate le une alle altre, ma sono appoggiate le une alle altre seguendo una sapienza. Noi adesso passeremo dei vicoli, da qui cominceremo a scendere, perché questo è il punto più alto del paese. Di fronte c'è il palazzo baronale, che è stato ampliato ovviamente nei secoli. L'ultimo ampliamento è di una famiglia molto importante nella storia dello Stato Pontificio, è la famiglia degli Antonelli. Tra di loro hanno avuto il cardinale Giacomo Antonelli, che nato qui a Sonnino, battezzato a Sonnino, è stato 28 anni segretario di Stato. 28 anni, pensate, a un record mondiale. Con Papa Pio IX, che è stato il Papa più longevo nella storia della Chiesa.
entriamo ancora di più in quello che è l'abitato medievale. Ecco, qui vedete l'altra porta del castello. Una cosa importante dell'urbanistica medievale è che era sempre collegata con le necessità concrete della gente. Che tutto il paese è costruito su questa roccia. Questa è una roccia importantissima. È una roccia carbonatica. Questo è carbonato di calcio, il CaCO3. Questa roccia ha almeno 200 milioni di anni ed è nata in un mare molto caldo e poco profondo a sud dell'equatore. Con questa roccia è costruito il paese. Volevo semplicemente farvi notare, prima di avventurarci in una discesa ripidissima, dall'altra parte il Medioevo è questo, che l'intelligenza non si misura dal peso del cervello. Noi scendiamo un vicolo di Santa Rosalia, no? E quindi di conseguenza invochiamo Santa Rosalia, che è la santa patrona di Palermo, e poi spiegherò perché. Sapete che Santa Rosalia è la patrona di Palermo. Tornando qui nel paese, praticamente fece costruire una cappella dedicata a Santa Rosalia. Che titolo strano! Museo delle Terre di Confine. Ma non è meglio fare il museo degli alberi d'oliva, visto che ne avete visti tantissimi. Oppure Sannino è un paese famoso per che cosa? Per i briganti. Un bel museo del brigantaggio, no? Stavamo tutti a posto. Invece no, siccome noi intellettuali proprio siamo pazzeschi, dovevamo complicare le cose. Museo delle Terre di Confine. E che cosa vi ha accolto? Un cippo confinario. Questi cippi in realtà esistono sul serio, sono qui vicino a Sonnino, sulle montagne che coronano questo paese. Furono collocati a seguito di un trattato firmato, o meglio, come si dice nel linguaggio di allora, conchiuso il 26 settembre del 1840. Furono posizionati 646 cippi dal Tirreno all'Adriatico. Che cosa dovevano dividere? Il Regno di Napoli, attenzione, sto parlando del Regno di Napoli, non del Regno delle Due Sicilie. E in questo stemma addirittura trovate pure un pezzo di Medici, perché saranno imparentati con la famiglia dei Medici. Questi 646 cippi, il cippo numero 1 c'è ancora, lungo fiume Canneto, dove comincia la via Flacca. Quanto durano i confini? E lì capite perché l'abbiamo chiamato terra di confine. Bene, pensate che questo stesso confine io l'ho trovato nella pace di Benevento del 1156, firmato dal pontefice Adriano IV e Guglielmo il Mago. Ma sicuramente questo confine esisteva ancora da prima. Allora, se dobbiamo andare a fare un museo e dobbiamo sintetizzare la storia di Sonnino, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire esattamente questo, che è stato il confine a determinare gli ultimi secoli, mica tanto pochi, della storia di questo paese. E ha forgiato il nostro carattere. Se abbiamo un caratteraccio, è dovuto al fatto che facciamo i vicoli in salita e in discesa. Quando si scivola a Sonnino noi utilizziamo un vocabolo molto simpatico,
appallottarsi. Noi non diciamo che nei vicoli si cade, ci si appallotta. Allora forse avete capito perché? Perché con queste ripidità è difficile che uno cade e rimane là, continua a rotolare per un po' di tempo. Infatti è interessante, no, questi studi anche di carattere linguistico. Questo è un museo Demo Etnot. Noi studiamo la cultura che a Sonnino si è andata ad evolvere. Io sono uno specialista in antropologia storica. La stanza che vedete qui accanto è la stanza dedicata al Grand Tour. Infatti vi accoglie una carrozza. Nel 700 e nell'800 i giovani europei che avevano finito i loro studi venivano a fare un viaggio o in Italia o in Grecia. Questo viaggio si chiamava appunto Grand Tour, che praticamente andava a definire la loro formazione. Dopodiché tornavano in patria e cominciavano a lavorare, insomma. E voi lo sapete chi è il più grande, diciamo, rappresentante del Grand Tour? Un tizio che si chiamava Goethe. Ma i Goethe che fecero il Grand Tour erano due. Uno era Gaspar Goethe, era suo padre. L'altro è Wolfgang Goethe. Infatti, come mai tutti gli istituti di cultura tedeschi si chiamano Goethe Institute? Perché è uno dei... E lui scrive un'opera bellissima intitolata Viaggio in Italia, perché lui fece il Grand Tour. Allora, in questo museo tutto ciò che trovate attaccato alle pareti è autentico. Anche i fucili che vedete qui sono tra la fine del 700 e i primi dell'800, perché i fucili è un altro aspetto tipico dei sonninesi. I miei nonni c'erano tutti i fucili. Abbiamo messo nel fare il museo insieme opere di artisti diversi e poi vedete che si passa dall'impostazione ellenistica dell'arte di Bartolomeo Pinelli. Guardate lì, per esempio, costumi di Sonnino, si vedono tutte queste donne con naso greco, che è tipico proprio del neoellenismo di Pinelli, ha una nuova impostazione artistica che qui potete vedere in Maria Grazia Boni, che è ovviamente di stampo romantico. Queste donne furono imprigionate e portate a Roma nel carcere degli Accattoni, che sarebbe oggi il Museo Nazionale Romano, le Terme di Diocleziano, di fronte alla stazione Termini, perché erano le mogli dei briganti, quindi erano innocenti. Durante questa loro permanenza furono le modelle di questi artisti. Questa è una fotografia eccezionale, ovviamente la parte originale della foto, perché questa è stata ingrandita. È una foto del 1861, è stata fatta da un artista francese, Horace Vernet, e raffigura ciò che rimane della banda Gasbarrone nel carcere di Civita Castellana. Gasbarrone è questo. E a fianco, lì l'altro, è Pietro Masi, quello che scrive le storie di Gasbarrone e che ha creato appunto il mito del brigante. È interessante per tanti motivi questa immagine, sia perché per l'autore, e lei mi chiedeva quando finisce il brigantaggio. Qui a Sonnino il brigantaggio finisce nel 1825. Gasbarrone poi morirà il 1 aprile del 1882 ad Abbiate Grasso, ospite di una casa di riposo. Al Museo Terre di Confine, di cui avete fatto questa bella passeggiata oggi con quella visita guidata che è piaciuta a tantissimi, non potevamo mancare di fargli un ringraziamento. Colgo l'occasione dell'assessore che gliela porterà di persona in quanto lui in questo momento è assente. Grazie mille. Grazie a voi per tutto.
Ci ripromettiamo di tornare a Sonnino, se non è nella giornata del veicolo storico, in un'altra occasione, ma sicuramente, visto la bella accoglienza, ci torneremo di sicuro. Grazie. Metti in macchina che si deve partire per il giro turistico, per cui comunque dovete uscire tutti perché ci sono tante macchine che non rimangono, per cui se no non potrebbero uscire. Uscite tutti! Sono Arianna Scardellato e vengo da Pontinia con Ennio Lucchin e la variopinta carovana delle Bianchine. E questa giornata è stata molto interessante e ci ha aperto gli occhi su molti aspetti culturali di questo paese che si trova qui vicino da noi e magari neanche conoscevamo. Molto bello. Sonnino, Faiolo, Alberto, che ne pensi di questa giornata? Buona, piacevole, tutto andato bene. Faiolo, Alberto, con i nipoti. Ciao a tutti, vi prego di assumere la scelta. Mi chiamo Luca, vengo da Priverno e oggi sono qui in questa bellissima giornata che trascorriamo insieme a tutti gli appassionati come me e quindi spero di fare una bellissima giornata. Enrico Semenzato, buongiorno, tutto bene, un buon divertimento a tutti. La Terracina, grazie. Sì, Robo Fiore, vengo da Latina. Latina Scalo, giornata bellissima. Tutto a posto, tutto in ordine. Gianni Di Blasio, veniamo da Latina, giornata bellissima in un paese meraviglioso e pieno di storia, grazie alla manovella. E sono qui con una Porsche 964 del 91, Carrera 4, prima macchina della Porsche a 4 ruote motrici, almeno di serie, e ultima con i fari dritti, piccole notazioni per appassionati Porsche. Buongiorno, oggi è la giornata nazionale del veicolo d'epoca. Siamo in un paese pieno di storia, dal brigante Casbarrone a... di storia ce n'è molta. Per cui abbiamo
preferito venire a Sonnino sotto l'invito del comune di Sonnino, per cui oggi abbiamo avuto una cinquantina di macchine e un'altra ventina di moto, per cui siamo stati, abbiamo riempito la piazza e le strade qua a Sonnino di auto d'epoca. Spero che la giornata sia piaciuta a tutti, adesso è arrivato l'ora di andare a pranzo e ci trasferiamo al ristorante. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fanno innamorare, e le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chiede la piccione, e noi rispondemo a sor padrone, tamo pagate in te pagamo più, tamo pagate in te pagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta. Oggi è la giornata del veicolo storico, noi del Club Bianchina siamo partecipi a questo bellissimo incontro con il Club La Manovella e a Sonnino è stato un bel incontro, ci siamo in tanti innamorati di queste macchinine, abbiamo fatto un bel giro, le nostre auto tutte, la Bianchina si distingue sempre per la sua eccellenza, perché la macchina più riconosciuta insomma da parte delle piccole auto è la macchina elegante, la macchina bellissima, e noi siamo innamorati di queste macchine. Abbiamo, diciamo che ci siamo tirati indietro anche la famiglia, quindi sono dei ragazzi, dei giovani che sono già innamorati di queste bellissime macchine. Oggi è stato un ottimo pranzo qua a Sonnino, siamo stati tutti quanti bene insieme con il club, bellissima giornata. Io sono Luciano, Luciano Dorati, le mie macchinine, le mie bianchine le ricostruisco io con tanta passione, le faccio da me a casa partendo dall'inizio, il mio piacere è quello di ripararle, di tutte le mie bianchine, ce ne ho sei, e tutte le mie bianchine le ho recuperate distrutte, semidistrutte, abbandonate, ma il vero piacere è quello di riportarle in vita e di ancora ridarci il loro stile bellissimo, e ci sono quasi riuscito. Saluto tutti gli amici, i partecipanti del Club La Manovella, il Club Bianchina, ci siamo tutti, anche delle moto, a Sonnino ci siamo incontrati tutti, siamo un po' tutti di zona, quindi è un grande piacere ritrovarci e siamo tutti collegati da questa passione dei mezzi, bianchine o non, comunque siamo tutti appassionati e quindi siamo delle persone secondo me particolari, un po' strani ma veri. Ennio poi è sempre il grande Ennio, perché Ennio è quello che riesce a organizzare, a mettere insieme tanta gente indipendentemente dalla loro passione di auto diverse e anche dal loro modo di vivere. Ennio mette in moto tutti, è una persona speciale.
come tutti del resto. Buongiorno a tutti, sono Ignazio Cencia, titolare dell'Osteria La Portella di Sonnino. La gestisco insieme a tutta la mia famiglia, mia moglie Eugenia, e Piero cucina e si dà da fare a preparare tutti i piatti della tradizione sonninese, e mia figlia Grazia che ci dà una mano soprattutto in sala. Oggi siamo molto molto felici di ospitare gli amici della Manovella di Latina con altri ragazzi della Bianchina di Pontinia, e abbiamo presentato i nostri piatti, la nostra cucina di Sonnino, mettendo in evidenza soprattutto il nostro olio con i prodotti locali. Spero di essere stato in grado di soddisfare le vostre aspettative e di avervi ospiti magari in privato quanto prima. Un ringraziamento particolare e sentito all'amico Aldo Compagni che ha messo in piedi questa bellissima manifestazione che si è tenuta a Sonnino, ed anche a Ennio che ha portato il gruppo della Bianchina. Grazie e vi auguro tutto il bene del mondo. Buon pomeriggio, un ringraziamento al Circolo Pontino della Manovella. Oggi abbiamo realizzato una manifestazione davvero straordinaria, oltre 60 equipaggi con macchine e auto d'epoca, pezzi sicuramente unici nel panorama automobilistico internazionale, non solo italiano. Ci sono dei pezzi davvero molto particolari, abbiamo rivissuto una parte della storia della nostra nazione, ma anche e soprattutto della storia automobilistica che tanto bene ha fatto al nostro paese. E al nostro paese, proprio a Sonnino, oggi questi oltre 60 equipaggi hanno dato il meglio di sé. Abbiamo visitato il paese, stiamo adesso gustando quelle che sono le prelibatezze enogastronomiche del nostro paese. Abbiamo visitato il Museo delle Terre di Confine, il tutto all'interno della Settimana Europea dello Sport Sonnino B Active 2023. Dal 23 al 30 di settembre tantissimi saranno gli eventi e le manifestazioni che vengono effettuate sul nostro territorio, tutte le associazioni di volontariato, culturali, le associazioni sportive soprattutto in particolare, daranno modo a tantissimi di avvicinarsi ancora di più allo sport, speriamo tantissimi giovani. E come bene ha detto ieri il sindaco Gianni Carroccia, che ringrazio per l'opportunità che mi ha dato come vice sindaco, assessore allo sport, insieme al presidente del consiglio Elisa Faiola e a tutta l'amministrazione comunale di Sonnino, di realizzare questo bellissimo sogno che è finalmente la settimana dello sport anche nel nostro paese. Allora, un ringraziamento alla SD di Sonnino, e consegno questa targa al presidente Salvatore per la disponibilità e per tutto quello che hanno fatto per la riuscita di questa giornata. Grazie Salvatore. Grazie Aldo, e speriamo all'anno prossimo di rivederci. Certamente. Grazie. Intanto all'amministrazione comunale, tramite l'assessore Elisa Faiola, la signora Faiola, gli lasciamo un ricordo del nostro passaggio, ringraziandole per quello che hanno fatto per oggi, della colazione che ci hanno offerto e dei gadget che ci hanno offerto sempre a livello di questo comune. Grazie mille. Io ci tenevo a ringraziare Aldo per l'impegno a nome di tutta l'amministrazione comunale. Porto i saluti del sindaco Gianni Carroccia, che oggi ha avuto altro impegno e quindi non poteva essere qui. Ringrazio tutti i partecipanti, spero che insomma la giornata sia piaciuta, l'accoglienza sia piaciuta. Vi aspettiamo per l'anno prossimo sempre a Sonnino. Bravo, bravi! Ci credo.
nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire dal passato. Mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' struggita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi. E così ho vissuto, quasi rotolandomi, per non dovere ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto, e rinasce un fiore sopra un faro.